Oggi parleremo di questo romanzo controverso. No, stavo pensando, parleremo di Timballo, no? Di Timballi. Forse uno Timballo è importante. l'importanza del Timballo nella letteratura italiana, ma non solo. No, appunto, il tema è il Gattopardo, come credo tutti sappiate, romanzo di grandissimo successo, romanzo a dir poco controverso, discusso ampiamente dalla critica, elogiato, ma forse più spesso in Italia stroncato. Ha segnato anche la fortuna di una casa editrice. Notissima, Feltrinelli, che spesso si dice ha fatto i soldi, una casa editrice sinistra che ha fatto i soldi con libri di destra, ma insomma è una battutaccia, però in parte si corrisponde al vero, ma insomma è un romanzo che sotto parecchi punti di vista è diventato esemplare, sintomatico, proverbiale. Sapete tutti che esiste una categoria che è quella del gattopardismo, che insomma tutti ben conosciamo. A proposito di critica, sto pensando all'opposto, agli opposti giudizi di Francesco Orlando e di Franco Fortini, no? E poi non posso non ricordare il mio maestro Vittorio Spinazzola, che appunto la cui foto si può vedere anche all'ingresso, che è stato presidente della Casa della Cultura, che scrisse un saggio estremamente problematico e forse anche critico su il Gattopardo e su Tomasi di Lampedusa. Ricordiamo che la prima edizione è del 58, uscì alla fine del 58 perché è il novembre, per cui circolò a Natale nel 58 e quindi in fondo ha appena compiuto 60 anni questo romanzo. Non so quanto appunto della fortuna critica oggi parleremo, anzi so già che la nostra ospite Francesco Restano ci presenterà una lettura molto originale, attenta appunto ai dati materiali, per cui il Timballo a un certo punto svolgerà un suo ruolo. E quindi le do subito la parola, evitando lunghissime presentazioni. Francesco Restando insegna letteratura inglese all'Università degli Studi di Milano, ha studiato tantissime cose, una dickensiana insigne, si occupa di letteratura dell'infanzia e anche di rapporti fra letteratura e gastronomia e cucina, per cui il Timballo entrerà in gioco. A te la parola. Grazie per avermi invitato qui. L'anno scorso parlavo di Little Dorrit. Mi sentite anche in fondo? No, so and so. Forse conviene. Si può alzare un po' il microfono? Ah, sì, No, usiamo non lo quello. posso tenere perché devo girare le pagine. Il gelato non va bene. Sedermi? No, io parlo sempre in piedi. No, no, va bene così. Allora cercherò di Ecco, metto stai un po' piegato, questo dice. qua, così, facciamo così. Benissimo. Allora oggi devo introdurre e mostrare anche la dimensione, diciamo, internazionale, se non addirittura globale, del Gattopardo. E vorrei ricordare per prima cosa, un giudizio di Italo Calvino, che io amo molto, che con la consueta lucidità faceva nel 1959 il punto sulla letteratura italiana del dopoguerra, registrando appunto il tacere delle voci di Pavese, Vittorini e l'avvento di nuovi scrittori sulla scena italiana. Secondo Calvino, al di là degli aspetti più immaturi del neorealismo, alcuni nuovi autori esprimevano un senso delle cose vibrante di ottimismo, un ottimismo cosmico. Altri, sempre per Calvino, al contrario, seguivano una loro vena elegiaca, a volte lirica, sovente riflessiva e raziocinante.
A questo gruppo Calvino associa, cito, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, anziano e colto principe siciliano di straordinaria finezza, modestia e mitezza. Fine della citazione. Tralasciando le note di carattere sulle quali non possiamo esprimerci non avendolo conosciuto, cito di nuovo da Calvino. Il suo Gattopardo è un romanzo storico ambientato nella Sicilia del Risorgimento, un romanzo d'impianto ottocentesco, ma che ha fatto proprie molte raffinate esperienze della letteratura moderna. L'anziano principe siciliano ci dice con intelligenza e finezza che non crede nel moto della storia. Ecco, lui scrive un romanzo che potrebbe essere definito storico, ma nel moto della storia non ci crede. E la sua elegia è tutta scetticismo e rinuncia. Fine della citazione. Ecco, purtroppo io non ho potuto conoscere per motivi generazionali Tomasi di Lampedusa, però a Palermo da bambina lui frequentava una volta alla settimana il ristorante Pappagallo, dove c'era un trespolo con un'ara, con un pappagallo che ogni tanto parlava, e anch'io sono stata lì da bambina. Naturalmente mi interessava il pappagallo molto più di qualsiasi richiamo di tipo letterario, e rimane appunto il disappunto per non essere stata più grande, per non essere stata una persona di un'altra generazione. Ecco, purtroppo c'era questo divario generazionale. Nelle parole di Calvino risuona ancora l'eco del grande rifiuto del collega Vittorini, che lui condensa nell'icastica definizione che il Gattopardo è una seducente imitazione dei Viceré. Calvino se ne discosta completamente per rilevare la presenza del moderno. Osserva appunto che Tomasi non crede al moto della storia e quindi a quell'idea di progresso che determina il farsi della trama narrativa e nel romanzo storico la concomitanza tra l'asse del tempo e gli eventi sociali che lo caratterizzano. Quindi adesso io vorrei per prima cosa nel mio discorso fare il punto sulla modernità del Gattopardo, e per me la modernità del Gattopardo è stata dimostrata dalle lezioni di letteratura inglese e in particolare dall'intenso grande rapporto che Tomasi ha con Dickens, con Joyce e con Virginia Woolf. In particolare con Virginia Woolf, la cui arte è oggetto di varie lezioni che lui impartiva intanto a Francesco Orlando e poi ad altri, come per esempio quell'Antonio Pasqualino che avrebbe fondato il Museo Internazionale delle Marionette. Queste lezioni di letteratura inglese avevano avuto inizio nel 1953 in una Palermo post-bellica piena di ruderi, con i vicoli ostruiti dalle macerie, palazzi e edifici scoperchiati, scale dirette verso il nulla, una vigorosa vegetazione in crescita selvaggia, così come selvaggia e triste sarebbe stata la ricostruzione e lo sviluppo dei nuovi quartieri moderni. Una serie di esplosioni nel 1943 avevano ridotto in briciole il palazzo Lampedusa e Giuseppe si era trasferito in via Butera al 1942. E quindi lì inizia con un piccolo gruppo di fedeli queste lezioni di letteratura inglese, dove naturalmente si appoggia a dei manuali che possedeva, che sono nella sua biblioteca: The Concise Cambridge History of English Literature, 50 Years of English Literature e altri libri. Però ciò che stupisce di queste lezioni di letteratura, che io ho qua nell'edizione dei Meridiani Mondadori, anche se poi erano state pubblicate a parte, ciò che stupisce è la forza dei giudizi personali di Lampedusa su quelli che sono i protagonisti della letteratura inglese. Il fatto che lui tra l'altro abbia una sua teoria per cui va bene anche il romanzo popolare, va bene anche il romanzo d'appendice, perché accanto al grande albero è anche interessante vedere le erbacce, quindi perché l'uno non cresce senza le altre, c'è un rapporto organico.
le note sulla comicità, gli italiani sono incapaci di ridere, basta vedere Alessandro Manzoni, e qui non abbiamo il senso del comico, mentre in Inghilterra il romanzo pieno di comicità è qualcosa che fa parte, è il senso del comico, della cultura inglese. Queste lezioni si protraggono e continuano quando lui già ha cominciato a scrivere Il Gattopardo, e poi si arriva a Dickens. Naturalmente Shakespeare è adorato, ma qua per ora tralascio Shakespeare. In Dickens trova, oltre che lo humor implacabile, un linguaggio gergale ammiccante, un tipo di narrazione, dice, costruita per accostamento di aneddoti e un procedere alla Carlona che gli piace moltissimo, quasi casuale, questi eventi inanellati in maniera non del tutto causale. Ma Dickens gli piace anche per motivi personali, perché quando il giovane Tomasi è a Londra, lo zio Pietro della Torretta è ambasciatore presso la corte di San Giacomo, lui va a cercare l'inn, la locanda dove è ambientato parte del circolo Pickwick, lui discute sui formaggi di cui parla Dickens nelle sue opere, quei formaggioni molto saporiti. Per lui Londra è Mostropoli, la città dove lui mostro si trova benissimo, e quando incontra la futura moglie Alexandra Wolf von Stomase andranno a visitare la casa di Dickens insieme. Quindi questo Dickens è un posto amato, oltre che uno scrittore conosciuto in letteratura. E poi nelle sue lezioni dirà, cito, Dickens è uno dei più insigni creatori di mondi. Il regno di Dickens è il realismo magico, un regno di infinita attrattiva, regno difficilissimo da governare. Kafka soltanto ne ha avuto uno simile, ma il riso di Dickens rende il suo più bello. Quindi ecco che Tomasi, autore, ripeto, per niente provinciale, tira fuori la questione del realismo magico, che era stato un movimento di portata del tutto internazionale, che è cominciato sì con Bontempelli, con i Cahiers, con Novecento, i Cahiers d'Italie e d'Europe, però adesso lui aggancia il realismo magico di Dickens ad un tipo di narrativa moderna, quindi già è un passo al di là del realismo storico, al di là della verosimiglianza. Il realismo magico in fondo è la formula che può dare vita alle care macerie del passato, può fare parlare gli oggetti inutili, gli oggetti strani pieni di tarme e di polvere, può fare trovare cose, oggetti dimenticati in vecchi armadi o in stanze vuote o muffite. Tra l'altro, come non vedere, nella casa di Miss Havisham, nel romanzo Grandi Speranze, su cui tornerò, nel mummificarsi del banchetto nuziale di Miss Havisham, che è stata abbandonata all'altare, quindi con tutti quei cibi che negli anni proprio si mummificano, un'anticipazione del banchetto nel Gattopardo verso la fine a casa del principe Ponteleone, quando ci sono quelle beccacce sventrate che si disfano sui letti di gelatina mostrando le loro viscere, quegli animali torturati e appunto che si disfano nel caldo implacabile del ballo. Quindi questa infatuazione, questa passione per Dickens è quella poi che avrebbe anche colpito Orlando, quando Orlando appunto scrive gli oggetti desueti nelle immagini della letteratura, rovine, reliquie, rarità, robaccia, bellissimo, luoghi inabitati e tesori nascosti, che fu pubblicato nel 1993. Dunque Dickens è, come viene detto nell'introduzione al Gattopardo, è il biglietto d'accesso al Gattopardo. Ma infatti il curatore dice, se gli italiani leggessero si sarebbero potuti risparmiare i vari e falsi collegamenti siciliani a De Roberto e Brancati. Questo è quello che dice Gioitto.
Nelle lezioni di letteratura inglese si mettono a punto strategie narrative perché l'esercizio critico sollecitava in Lampedusa anche delle elucubrazioni da narratologo. E allora qua veramente ci si pongono delle domande leggendo le lezioni di letteratura inglese. Com'è che si può trarre dalle reliquie del passato non un saggio critico, non un museo di oggetti, figure imbalsamate, nostalgiche, un come eravamo, ma un romanzo moderno? E come si può scrivere il romanzo moderno senza ricadere nel melodramma, nel gotico, nelle prospettive dell'eterno progresso della storia, senza perdere però di vista la vita, la sopravvivenza delle vecchie cose e delle vecchie generazioni? Questa acrobazia, questa difficoltà è il tipo di narrativa che era stata elaborata sempre per Tomasi da Virginia Woolf. Virginia Woolf è tra i narratori moderni, insieme a Joyce, quella che Tomasi scruta con maggiore attenzione, con maggiore curiosità. Joyce viene scartato nelle lettere durante la composizione del Gattopardo. Prima dice che vorrebbe scrivere la giornata di 24 ore di un antenato, di qualcuno vissuto prima. Poi dice: ma io non so fare l'Ulysses, non sono capace. Quello l'ha fatto Joyce e io non riuscirò a farlo. Abbozza uno schema di tre tappe fatte ciascuna di 25 anni, distanziate nel tempo, e la chiamerà un'histoire sans nom, che lo porta lontano dalla storia e verso la narrativa moderna, verso Woolf. Appunto, i romanzi di Woolf, vista questo sperimentalismo che propone sempre diversi e nuovi punti di vista, lo interessano particolarmente. Viene il momento in cui deve impartire ai suoi giovani accoliti le lezioni su Virginia Woolf. Dei primi due romanzi, The Voyage Out e Night and Day, dice poco, dice che sono dei romanzi nella linea di quello che era stato il romanzo dell'età precedente, sono dei romanzi realistici con un loro passo più che altro prevedibile. Già in Jacob's Room lui intuisce che l'esistenza di Jacob è compresa tra due morti. Praticamente Jacob viene chiamato all'inizio dalla madre bambino che lo cerca nella spiaggia, Jacob, Jacob, e non lo trova. Poi Jacob si porta nella sua cameretta un teschio di pecora che ha trovato nella sabbia, e alla fine del romanzo, dopo che più di 300 personaggi hanno visto e incontrato Jacob, più di 300 punti di vista, Jacob, che aveva affittato una casa dove c'era un teschio di pecora, un bucranio sopra l'architrave, la porta d'ingresso, non è più in quella casa. La madre va in quella casa con l'amico Bonamy, gli porge un paio di scarpe dicendo: queste sono quasi nuove, quindi capiamo tutto. E Bonamy si appoggia all'avanzata della finestra e dice: Jacob, Jacob. Quindi Lampedusa coglie questa narrazione ellittica, questa particolarità che Woolf ha voluto imprimere al suo libro. E poi c'è Mrs. Dalloway, To the Lighthouse, sul quale tornerò, Orlando. E lui trova che i romanzi di Woolf hanno un'insinuante malia, perché questa scrittrice coltissima è capace sia di leggerezza che di crudeltà. È una non piagnucolosa. Evidentemente per lui questo fatto di una scrittrice non piagnucolosa, lo capiamo benissimo cosa vuol dire. È un artista di importanza europea, è un grande poeta. E quindi sicuramente ci sono dei nessi tra la decisione di scrivere il Gattopardo e Virginia Woolf. Prima di tutto lui apprezza di Orlando, cito, l'inscindibile unità fra una generazione e l'altra all'infinito, perché Orlando vive attraverso diverse epoche, come sapete, dal Rinascimento a the present moment, il momento presente,
e tutte le generazioni esistono nella figura di Orlando. Anche il giudizio su The Years, sugli anni, è un giudizio assolutamente positivo, perché lui parla della ricorrenza della morte che segna la dissoluzione delle famiglie, e quindi questi sono i temi già che lo interessano e che ritrova naturalmente in Virginia Woolf. E poi quello che lui dice essere un capolavoro, lo dice ma poi non analizza questo romanzo, è The Waves, le onde. Le onde, dove c'è una struttura narrativa che viene comunque resa più fragile dal ripetersi di determinati aspetti che rendono i personaggi molto stereotipati. Il tema del tempo diventa di primaria importanza. Tomasi afferma: la nostra epoca attuale è divenuta sensibilissima al tempo che continuamente udiamo rombare come il frastuono della cascata che ci inghiottirà e verso la quale senza scampo fluiamo. Quindi questo fa anche del Gattopardo un romanzo che esce dalla storia. Sicuramente se l'avete letto di recente o anche in passato rimangono fisse nella memoria, ricordate benissimo tutte quelle allusioni che spezzano completamente la qualità del romanzo storico: l'allusione ad Einstein, alla teoria della relatività, a Freud, alla psicanalisi, alla bomba che sarebbe stata fabbricata nel 1943 in Pennsylvania per essere poi gettata su Palermo, agli aerei, alla penicillina, e in un momento di scompiglio della scena del Gattopardo il riferimento, il parallelo con lo scompiglio causato da quella carrozzina che nel film di Eisenstein cade giù dalle scale. Quindi anche Tomasi Lampedusa, a cui piace la robaccia, perché non uso il termine fantozziano, osserva con interesse e mette nel suo romanzo la carrozzina della corazzata Potemkin. Quindi tutti questi elementi nel Gattopardo scompigliano, vanno contro, remano contro lo svolgersi della storia. E poi naturalmente l'altro elemento però nel susseguirsi delle generazioni è quello della loro sostanziale identità, la trasmissione dei generi, la trasmissione dei caratteri, le somiglianze inevitabili, non predisposte, non preparate. Queste identità, che poi si vanno a condensare in una casa, nella casa vita, che diventa spesso un guscio vuoto, questa casa popolata di identità del passato come fantasmi, che peraltro è anche quella della parte centrale di Alfaro di Virginia Woolf, lo turba tanto che lui interrompe la scrittura del Gattopardo per scrivere quel racconto che si chiama Ricordi d'infanzia, dove descrive le case della sua infanzia, le case del passato, il giardino, i posti che per lui sono ancora vivi, le stanze, i colori delle stanze. Non torna su The Waves, ma la mia impressione proprio è che The Waves, che è uno dei romanzi più complessi, forse il più sperimentale di Virginia Woolf, sia quello che in un certo senso offre delle idee a Tomasi di Lampedusa. Perché in The Waves Woolf affronta il moderno conflitto epistemologico tra verità poetica e verità scientifica, tra verità e il tempo della natura umana e il perdurare il tempo della natura, a noi diciamo in parte estranea, con i suoi tempi, di cui noi siamo l'oggetto, il balocco, ma sicuramente non i protagonisti. La vicenda di The Waves è raccontata in 8 parti, separate da 9 interludi, e abbiamo dei personaggi, 6 personaggi in particolare, con uno al centro, Percival, che ha la funzione del sole, amato da tutti. E questi personaggi
si dispongono secondo quello che è uno spettro di frequenze luminose, se volete, ma anche di particelle, perché ora sappiamo, che vanno dall'infrarosso all'ultravioletto. Infrarosso. Ginny è una persona che è totalmente sensuale, vive solo per il corpo, per le vibrazioni del suo corpo. Poi un'altra donna, Susan, possessiva, gelosissima, tradizionalissima. Poi si arriva a un personaggio che si chiama Lewis. Bernard, un altro personaggio che scruta le stelle e scrive, e quindi paragona sempre il tempo delle stelle. Noi potremmo vedere anche la luce di una stella morta da anni che arriva fino a noi, e paragona quel tempo al tempo umano. E infine Neville, che vorrebbe chiudersi nella torre d'avorio dell'università e che è un uomo privo di stimoli, è un uomo freddo, un uomo che non ha forti rapporti con i suoi simili, è un ultravioletto, un cupo, una vibrazione fredda della luce. Ripensandoci, Bernard, il raccontatore di storie, è anche appunto quello che guarda alle stelle. E così vorrei dire appunto che Susan, che è il tipo della principessa, che è la madre e la moglie gelosissima nel romanzo. Ginny è la sensuale Angelica, il personaggio più infrarosso fra tutti. Concetta è Rhoda, una donna che alla fine si toglie la vita, nemica a se stessa, una donna che continuamente si autopunisce, si autoflagella. Padre Pirrone somiglia a Neville. L'australiano Lewis, dalla pronuncia molto volgare, destinato al commercio, è Calogero Sedaria. E infine Bernard, lo storyteller, personaggio centrale scrutatore delle stelle, è il principe. Dunque, questa ipotesi naturalmente non vuole sminuire la portata dell'ispirazione di Tomasi, perché poi ognuno fabbrica il proprio libro e la selezione dei suoi personaggi. Però io credo appunto che ci sia una complessità in The Waves che lo tenta, che lo intriga, tant'è che nel saggio successivo lui dice: uno scrittore poi non nomina mai gli strumenti di cui si è servito. Infatti, dopo l'analisi di tutti i romanzi di Woolf, troviamo che The Waves è nominato il titolo, ma non viene trattato, su The Waves non si sofferma. E quindi, proprio da queste lezioni di letteratura inglese, posso dire che il nostro scrittore, che tra l'altro leggeva correntemente in inglese, spagnolo, francese, russo, tedesco, ed era uno scrittore unico nel panorama italiano, in quanto assolutamente non provinciale, non relegato appunto allo strapaese, dalla letteratura inglese trae moltissimo. Adesso invece vorrei presentarvi alcune immagini per cambiare un po', non discorso, ma la parte della mia presentazione, per riportare alla vostra mente anche... Sto facendo le freccette. Chiamiamo il... Ma non lo so. Forse non è in... Ecco, andato. Ecco. Forse quindi tastiera, qua alcune immagini. La tastiera c'ha le sue inerzie. 1896-57, giovane ufficiale. Lui partecipò alla Prima Guerra Mondiale, fu fatto prigioniero a Caporetto e poi tornò a piedi da quella che poi sarebbe stata la Jugoslavia alla fine della guerra. E lì è con la moglie, invece, Alexandra Wolf, è uno degli amati cani. Qua abbiamo i timballi, di cui parlerò. E appunto i timballi che sono stati, sì,
chiuso e aperto, ecco, così stasera tutti sogneremo i timballi invece dopo di qualcosa. Leggere il passo, però. Sì. In questo libro di Mary Taylor Simeti, che è un'antropologa studiosa di viaggi e della cucina che vive in Sicilia. Ecco il principe negli ultimi anni della sua vita a Palermo e sarebbe morto prima dell'uscita del Gattopardo, prima edizione Feltrinelli con questa copertina gialla. Tu l'altra volta avevi portato... l'altra volta aveva portato un reperto, questo prezioso libro. Sì, perché questa c'è anche una questioncina economica. C'è anche una piccola questione filologica, perché noi oggi non leggiamo... Cioè, Feltrinelli non ristampa la prima edizione, ma ristampa l'edizione curata da Lanza, che è quella più vicina alla volontà di Tomasi. Con i pezzi che hanno trovato. Con i pezzi che hanno trovato. Perché, come sapete, ci fu una terribile querela intorno alla possibilità di pubblicare questo romanzo, che ebbe molti rifiuti e che esce per Feltrinelli anche un po' rocambolescamente, verrebbe da dire. Ma perché Elena Croce lo porta a Bassani, no? Bassani dice di sì, Feltrinelli ne capisce, decide di tentare questa avventura e così esce. Questa è l'universale economica invece. E questo è lui, ma è morto, non verrà a sapere della sua, è morto in una clinica di Roma, fumava come quattro turchi messi insieme, insomma, così. E adesso andiamo a qualcos'altro, il Gattopardo, narrazione, tempi, episodi. Già da questa slide vedete come non ci sia una perfetta concatenazione. Il romanzo storico dovrebbe avere una progressione senza soluzione di continuità, tutto è spiegato, tutto è causale. Invece abbiamo maggio, Palermo, poi un episodio, 1860, il bagno del principe. Il principe si lava, ecco, infatti consiglia anche a padre Pirrone, lavatevi un po'. Poi si va a Donna Fugata, in ottobre, posto prediletto, posto di campagna, con tutti i suoi riti e l'incontro anche con Sedara e la bellissima figlia di Calogero Sedara, Angelica. In novembre l'incontro Tancredi-Angelica e gli amori di Angelica e Tancredi. Poi una parte che riguarda padre Pirrone, che va a trovare la sua famiglia nel villaggetto di San Cono e riesce a dirimere una querela matrimoniale. Poi dal 61 si salta al 62, ballo a Palermo in casa del principe di Ponteleone. Intanto c'è stata, i garibaldini hanno vinto, c'è stato il plebiscito, gli italiani hanno votato tutti per gli siciliani per annettersi all'Italia, e qua al ballo Ponteleone viene presentata in società Angelica. 1883, morte del principe. Dopo un viaggio di ritorno in treno, nel caldo, c'è appunto quella cascata, si sente, lui prende le parole proprio da Virginia Woolf, il rombo della cascata, e poi non sente più niente. E poi nel 1910 le reliquie. Cosa sono le reliquie? Le reliquie sono gli oggetti, la robaccia, di cui vedremo, amorosamente raccolte da Concetta. In realtà sono reliquie, sono parti di santi, sono ossa, denti di santi raccolte con devozione, come degli oggetti di devozione religiosa. Ma verrà un giovane monsignorino piemontese con un martelletto e un cacciavite e le esaminerà tutte. Alla fine di centinaia di quadretti gliene lascerà due e dirà: sì, queste sono autentiche, le altre, dice, le può buttare, però ci sono delle cornici molto pregiate. E così Concetta avrà questo moto di stizza che riguarda se stessa, la sua vita, i bauli, perché viene a sapere appunto che Tancredi l'amava, forse, i bauli del corredo inutilizzato e quel povero oggetto che è il tappeto di Bendicò, il cane di suo padre imbalsamato, che la guarda con mestizia e rimprovero con i suoi occhi di vetro giallo. E lei dice: basta, questo oggetto tarmato ce ne dobbiamo liberare, dobbiamo buttare via.
e così in stile palermitano viene buttato dal balcone questo oggetto che non serve, per ricadere poi come un mucchietto di livida cenere, perché è stato mangiato completamente dalle tarme. Luchino Visconti ne fece un film nel 63, un film che dava risalto alle componenti storiche della vicenda, peraltro un film con degli eccellenti protagonisti e che ebbe un'enorme risonanza, dove avevamo Burt Lancaster che faceva il principe. È stato quasi tutto girato al Palazzo Chigi di Ariccia, dove oggi se giriamo il Palazzo Chigi troviamo la stanza con il telescopio, la stanza con i ritratti delle monache, la stanza da letto, la sala da pranzo e via dicendo. Questa è la famiglia Salina, le ragazze timide ma carine con i loro vestiti neri, e accanto la principessa. Accanto. Garibaldini arrivano a Palermo, Luchino Visconti avrebbe presentato queste scene di battaglia che sono all'inizio della storia e di cui il resto tangibile è quel soldato morto nel giardino della Villa del Principe, su cui ora torneremo. Poi c'è l'andata donna fugata e il principe Tancredi, Tancredi e Angelica e il famoso timballo. Infine il passaggio di proprietà, quello che possiamo chiamare così, i beni dei Sedara vanno a Tancredi, il ballo del principe di Ponteleone, le scimmie, le Bertucce, corteggiamento della morte e poi questa lettera quasi in punto di morte, scritta da Tomasi di Lampedusa al suo amico Enrico Merlo, dice a cui aveva mandato il manoscritto del romanzo: fai attenzione, il cane Bendicò è un personaggio importantissimo ed è quasi la chiave del romanzo. Adesso quindi torno al filo del mio discorso per tornare al timballo e raccontarvi che in effetti stavo verificando fra gli attori del Gattopardo c'era Terence Hill, eh? Sì. Terence Hill giovanissima. Sì, che fa sono controllato Cavriaghi, perché non ero sicuro. Cavriaghi. Cavriaghi fa. Sì. Sì. Che fa Cavriaghi. Dov'è il timballo? Forse l'ho messo lì. Eccolo qua. Dunque, questo romanzo oggi, oltre che per il film, è ricordato ed è citato continuamente dai blogger di cucina. Siamo contornati dai Masterchef. Se accendiamo la televisione vediamo gare di cucina, chef, cucinano a tutte le età, maschi, femmine, bambini, dolci. È veramente una tempesta culinaria alla quale siamo sottoposti. Però una delle più interessanti è questa Mary Taylor Simeti, che in questo libro che si chiama Fumo e Arrosto ha parlato del paesaggio letterario e gastronomico della Sicilia, soffermandosi appunto sul famoso timballo e ricordando che il timballo rispecchia tutte le tradizioni culinarie, i prodotti della Sicilia, ma anche non solo i prodotti, ma ricorda anche il senso della Sicilia legato all'opulenza, alla povertà, alla morte, questo senso di profusione di cibo, la sazietà del gusto. Ha ricordato tutti questi aspetti e naturalmente questa opulenza del timballo e il senso di morte che spira da questo oggetto mi porta all'opulenza del banchetto di Miss Havisham in Grandi Speranze, in Great Expectations di Dickens, dove di nuovo abbiamo questo senso di decrepitudine, perché i ragni, i batteri, i topi, gli scarafaggi mangiano tranquillamente i resti di quel banchetto. La stessa cosa farà Joyce con The Dead, con quel
con quel racconto che in italiano è stato tradotto con I morti, dove abbiamo un banchetto che dovrebbe essere un'occasione lieta, ma dietro questo banchetto si cela il ricordo di un morto, di un ragazzo che non c'è più, e quindi questo fantasma si introduce nella scena del cibo, quella che dovrebbe soddisfare tutti i sensi. E così anche in altri romanzi, sicuramente in Virginia Woolf abbiamo in To the Lighthouse, in Al Faro, la scena di Mrs. Ramsay con tutti seduti a tavola intorno a lei e l'arrivo in tavola di un piatto che viene definito bœuf en daube, che poi è un brasato, che viene definito un capolavoro. Ora, il punto è stato già fatto da Mary Taylor Simeti: questa insistenza sul cibo nel Gattopardo non è dovuta al fatto che a Tomasi interessino particolarmente le ricette, ma è un ulteriore segno della qualità letteraria della narrazione, perché appunto un banchetto è in Dickens, un banchetto è in Joyce, un banchetto in Virginia Woolf, e sono tutti dei momenti in cui le persone si radunano intorno al desco e c'è sempre qualcosa che manca, c'è un ricordo, c'è un senso di perdita che fa da contrasto all'opulenza del cibo che viene messo davanti. E la stessa cosa, proprio mentre Virginia Woolf componeva Al Faro, accade in A l'ombre de jeunes filles en fleurs di Proust, dove abbiamo il giovane narratore che parla di Françoise, che in occasione della visita del marchese di Norpois prepara un capolavoro. Tutti questi banchetti, il timballo, il bœuf en daube di Woolf, quello di Proust, vengono definiti dei capolavori creati da dei grandi artisti. Questa è la traccia sulla quale mi sto avventurando. Françoise in Proust viene definita il Michelangelo della nostra cucina. Così come Michelangelo andava a Carrara a scegliere i suoi blocchi di marmo per le statue che doveva scolpire, similmente la nostra Françoise la mattina andò al mercato per scegliere il filetto, il pezzo di carne che doveva poi cuocere per fare quel trionfo di carne di gelatina. E alla fine, quando questo ci fu presentato, Françoise era felice della sua creazione come un artista che ha creato un capolavoro. Françoise è il Michelangelo della nostra cucina. Ma allora vorrei ricordare che nel Gattopardo il cuoco del principe di Salina è definito non il Michelangelo ma il Raffaello della cucina, e questo per me sigilla appunto un'attenzione a come questi narratori moderni, non storici, non autori di romanzi storici, avevano utilizzato la categoria del cibo all'interno della loro opera letteraria. Ma la categoria del cibo contiene anche altri aspetti. La categoria del cibo richiama quella che è la piramide alimentare, di cui noi dovremmo essere, no, la razza che sta all'apice della piramide. Siamo noi che mangiamo gli altri animali. Però il primo episodio nel Gattopardo in cui si parla di cibo è l'episodio del soldato morto trovato nel giardino di Villa Salina. Questo ragazzo è morto, le budella sono tutte uscite perché il ventre è stato squarciato dalla baionetta, e lì ci sono le formiche. C'è una processione di formiche che vanno a nutrirsi di queste viscere, che vengono rimesse dentro con un legnetto, ma le formiche trionfanti sono lì che si nutrono. Quindi questo aspetto ci fa riflettere su qual è in realtà la specie vincente nella questione della piramide alimentare. Poi, naturalmente,
abbiamo degli altri passi che riguardano sempre la questione del cibo. Una cena a casa Salina all'inizio, il pater familias distribuisce la minestra, i ragazzi emettono dei suoni di piacere quasi animaleschi, il principe li fredda e Bendicò invece si getta verso il cibo, perché Bendicò è un consumatore di cibo, quindi vede la carne, vede il cibo, senza problemi assolutamente si dirige dove pensa di trovarlo. La tavola è apparecchiata con una tovaglia un tempo bellissima, ma adesso piena di rattoppi, decrepita. Sulla tavola ci sono dei bicchieri, dei piatti scompagnati, la cui razza ha resistito alla decimazione e al massacro operati nel corso del tempo, e dei bicchieri bellissimi che erano stati il dono del re borbonico, con le iniziali FD, Ferdinandus Dedit, sono già stinti. Questa impressione in oro sui bicchieri non si vede quasi più. Quindi ecco qua che abbiamo un altro episodio, un altro capitolo che contiene un momento che riguarda il cibo, il mangiare, chi mangia cosa. E poi abbiamo l'incontro del principe, tra il principe Tancredi e padre Pirrone. Dov'è che sono gli episodi? Eccoli qua, quello che si chiama il bagno. Palermo è l'episodio del soldato, no? E della prima cena. Il bagno, dove Tancredi racconta con grande elan che lui vuole stare dalla parte dei garibaldini, padre Pirrone vuole che il principe si confessi, e nel frattempo giungono dal giardino, giungono i laterati di Bendicò e di altri cani, e giunge il rumore del cuoco che con il coltello taglia a pezzi la carne che verrà servita a tavola. Arrivano dei contadini con degli agnelli, dei capretti uccisi, che sono stati, i cui ventri sono stati aperti, e c'è una bacchetta di legno per tenere il ventre aperto, e le interiora sono state messe a parte. E questo poi ci ricorda quando nella parte sesta, tornando dal ballo del principe, viene incontrato un carro pieno di buoi macellati, pronti appunto, squartati, aperti, pronti ad essere poi divisi in parti dal macellaio. Arriviamo quindi poi al famoso timballo che fa eco alla scena della prima minestra. E non so se tu vuoi leggere la descrizione del timballo: l'oro bruno che l'avvolgevano, il profumo di zucchero e cannella che sviluppava, non erano altro che il preludio alla sensazione delle delizie che emanava l'interiore, l'interno, quando il coltello ne lacerava la crosta. E qui appunto prima c'era un vapore pieno di aromi che ne scaturiva, e poi si scoprivano i fegatelli di pollo, le uova, e poi il prosciutto a julienne, del pollo, dei tartufi, e insomma tutto poi aveva fuori un meraviglioso color camoscio. Di nuovo siamo davanti a questo famoso timballo, e i giovani emettono dei grugniti, degli squittii, che vengono immediatamente zittiti. Ognuno però guarda l'arrivo, anzi sono tre i timballi perché sono tanti commensali a tavola, emettendo dei segni di evidente appetito nei confronti di questo eccezionale piatto. E quindi qua sottolineo quella che è la natura animale dei protagonisti di questo romanzo, perché è chiaro che il principe,
il principe in questa sorta di giardino zoologico che è il Gattopardo, perché i paralleli vengono dati sempre, continuamente. Il principe, prima di tutto, che ha queste zampacce come di una grossa bestia da preda, il principe naturalmente è un Gattopardo, poi è paragonato ad un leone, ma agli occhi di Sedara è una pecora da tosare. Quindi abbiamo i due aspetti diversi. La principessa geme come un cagnolino, come un cagnolino che guaisce. Tancredi è un gatto e si muove con l'agilità felina, appunto, di un gatto. Angelica è una giovane lupa, infatti viene detto che ha i denti da lupatta, cosa che crea nei traduttori inglesi e francesi una certa difficoltà, una certa jeune louve. Questa è stata la traduzione in francese. Sedara viene paragonato ad un pipistrello, uno sciacallo, una mosca pelosa coperta di peli neri, un elefante, un ratto, e quindi ci sono esempi appunto di un'umanità che viene sempre paragonata a una menagerie, ad uno zoo umano. E naturalmente questo mi riporta alla questione della piramide alimentare, del chi mangia chi in questo romanzo, che è una questione abbastanza fondamentale. Questo appunto è sottolineato da quello che viene detto nel romanzo, che gli esseri umani sono etichettati come delle specie zoologiche, questo a pagina 121, quindi è un procedimento che Tommasi segue in modo del tutto consapevole. Naturalmente questo si perde nel film, perché il film deve per forza avere degli attori umani ed è difficile fare sembrare un attore la specie zoologica alla quale invece Tommasi Lampedusa associa il personaggio. La sezione intitolata Le preoccupazioni di Don Fabrizio riporta di nuovo in primo piano le formiche, perché Don Fabrizio avrà una lunga conversazione nella quale si ricorda della scena del soldato morto, perché vede nuovamente le formiche e poi ha talmente tante preoccupazioni per l'imminente matrimonio di Tancredi, per l'unione con Isedara, che osserva che le preoccupazioni lo mordono e lo tormentano da tutte le parti come delle formiche che abbordano, che vogliono mangiare una lucertola morta. La marcia delle formiche è come quella di un esercito che conquista tutto quello che si trova sulla sua strada, e sicuramente diventano sia formiche insetti ma anche formiche simboliche. In questo passo c'è anche un passo molto importante sul quale dobbiamo tornare, soffermarci. Don Fabrizio e Ciccio Tumeo sono a caccia e lì con un colpo di fucile viene colpito un coniglio selvatico. La morte del coniglietto selvatico, in un romanzo dove tutto viene guardato in maniera ironica, se non cinica, è uno dei pochissimi momenti di vera commozione da parte di vera commozione narrata. Questo povero coniglio non è morto del tutto. Il coniglio si muove ancora negli ultimi spasimi. Don Fabrizio, cito, si vide fissato da due grandi occhi neri che, invasi rapidamente da una velatura, da un velo, lo guardavano senza alcun rimprovero, ma erano pieni di un dolore stupefatto che si rivolgeva a tutto l'ordine delle cose. Il coniglio, negli ultimi momenti d'agonia, nonostante il movimento delle piccole zampe vigorose che ancora si muovevano, il coniglio
è il simbolo di un tentativo di fuga inutile. E morirà, torturato da una speranza angosciata di salvarsi, esattamente come tanti uomini. Questo è uno dei pochi momenti in cui Don Fabrizio non guarda ma è guardato, e questo incrocio di sguardi, questo fatto di essere guardato da una creatura che muore e negli ultimi spasimi della morte, è un punto molto importante in un libro dove questi episodi, ce ne sono solo due, posso anticipare. L'ultimo è quando Concetta viene guardata da Bendicò con quegli occhi pieni di rimprovero per le cose che vengono buttate via. Dopo il coniglio continua la marcia delle formiche, perché i due cacciatori disperdono del cibo e le formiche, come un esercito trionfante, forse, dice Tomasi, anche cantando degli inni militari, proseguono nella loro irresistibile marcia e soddisfazione della loro insaziabile fame. Le formiche sono anche ciò che insegue in un certo senso Tancredi e Angelica, e poi non solo le formiche che appartengono alla piramide alimentare, ma c'è anche il problema degli amori di Tancredi e Angelica, i cui istinti appunto si mostrano appunto come delle formiche eccitate dal sole quando i due si inseguono nelle sale del palazzo, fidanzati ma non ancora sposati. Quindi anche qui le formiche, come vedete, hanno un ruolo importante, appaiono in ogni capitolo. L'anno 1861 mostra un cambio di scena: abbiamo padre Pirrone e poi il ballo a casa del principe Ponteleone. Ecco qua, a Donna Fugata, per esempio, durante il picnic del viaggio vengono mangiati, gli esseri umani vengono mangiati dagli insetti, e quindi qui ci rendiamo conto che non siamo solo noi la specie al vertice della piramide alimentare. In realtà dobbiamo cambiare le nostre idee, perché gli insetti li mangiano e li tormentano. Questo è lo scambio, la scena del timballo con i grugniti e gli squittii dei giovani, il passaggio di proprietà e poi il ballo dal principe Ponteleone. E qui bisogna fermarsi su tutta una serie di aspetti che riguardano gli animali che sono stati cucinati e resi estetici sulla tablatè predisposta per gli invitati. C'era il corallo delle aragoste che erano state bollite, ancora vive, l'aspetto quasi come coperto da cera dei timballini di vitello, il colore acciaio di pesci nelle loro salse, poi tacchini che il calore dei forni aveva bruciato e dorato, beccacce disossate che erano state distese su un tumulo delle loro viscere grigliate e del colore dell'ambra, decorate appunto con queste viscere finemente triturate, patè di fegato dal colore rosa sotto la loro corazza di gelatina, galantina il colore dell'aurora, e poi altre crudeli delizie colorate. Tutti questi animali sono stati preparati per l'umanità, che dovrebbe essere al vertice della piramide alimentare e che rivela questa crudeltà nella preparazione di cibi, che però sono stati resi estetici, bellissimi, sia per la forma che è stata data ai cibi, sia per i colori delle salse e delle gelatine. Questa selezione, questa descrizione continua anche quando si parla dei dolci, la tavola sulla quale sono stati deposti i dolci, degli immensi babà,
dei Mont Blanc che erano tutti coperti di una neve di crema, dei Vignes Dauphine che con le mandorle picchiettavano di bianco i pistacchi di verde, delle colline di profiterol al cioccolato, marroni e grassi come l'humus della pianura di Catania, dei parfait rosa, dei parfait, dei gelati color champagne, dei parfait beige, e tutto questo si disfa nel caldo, perché questo pranzo, questo ballo dura tanto, e tutte queste cibarie sono lì in fondo come nel banchetto di Visravisham, sono lì perché poi altre specie vengano a consumarle. Naturalmente questi trionfi di gola ricordano anche al principe la crudeltà delle preparazioni, perché ci sono le cosiddette i seni delle vergini che ricordano in effetti il martirio di Sant'Agata, che sono dei dolci di forma semisferica con una ciliegina sopra, e quindi hanno questa specie di connotazione sadica che ricordano un martirio. La crudeltà quindi è una nozione tutta umana, bisogna essere umani per osservare la crudeltà di queste preparazioni. E bisogna appunto immaginare la morte di questi poveri animali come qualcosa che esiste al di là della categoria del bello, del giusto e del crudele. E dopo queste osservazioni sul cibo e sugli aspetti filosofici, perché il principe guarda il cibo facendo queste osservazioni, c'è un'osservazione di tipo zoologico che riguarda chi partecipa al ballo. E qua il principe osserva gli umani come se fossero altrettanti casi di una questione di tipo zoologico, scientifico, e osserva le ragazze che saltano su questi puff tutte gridando Maria, 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 Maria. La frequenza dei matrimoni tra i cugini, adesso cito, dettati dall'ignavia sensuale e dai calcoli che riguardavano i terreni e la proprietà, la mancanza di proteine nell'alimentazione, aggravata dall'abbondanza di cibi amidacei, la mancanza totale d'aria fresca e di movimento, avevano riempito i saloni del ballo di una folla di giovinette, incredibilmente con un corpo incredibilmente minuto e basso, incredibilmente olivastre nella carnagione, insopportabilmente cerliere. Gli sembrava di essere il guardiano di un giardino zoologico che sorvegliava delle giovani Bertucce, e si aspettava di vederle tutta un tratto salire e attaccarsi ai lampadari, e di là, sospese con la coda, agitarsi mostrando il loro deretano e lanciando delle noccioline, lanciando delle noccioline sui presenti, dei gridi e facendo delle smorfie, mostrando i denti ai pacifici visitatori. Quindi qua siamo davanti ad un passo che sigilla questa visione zoologica, tutti quei paragoni tra il principe, il leopardo, Sedara, le iene, gli sciacalli, Angelica, la lupa. Qua invece fratto è l'elogio di una dieta non mediterranea. No, appunto. Mangiare, no? La pasta rovina la razza. C'è poche proteine, sì, quindi la razza è rovinata. Sì. Hai ragione. E i matrimoni tra cugini. Sì, no, ovviamente la cosa peggiore è quella. Quella però è anche il matrimonio tra cugini. Allora, questa descrizione si presenta al lettore come una sorta di allucinazione. Il principe quasi fa fatica, ma intanto legge così la presenza di queste giovinette. È una visione zoologica dove
il principe osserva quello, quei tre atti che in linguaggio scientifico vengono descritti come i segni dell'atavismo, cioè della regressione della specie, la specie dove, che non si evolve verso la vittoria del più forte, ma la specie invece che regredisce verso specie più deboli, meno vittoriose, diciamo. Ed infine abbiamo la scena finale, dove si torna di nuovo alla questione di chi mangia cosa, perché quelle reliquie di santi, quei pezzi che un tempo erano carne, ossa, denti, quindi già hanno fatto un bel tratto di strada, sono mangiati dalle muffe, dai batteri, e quindi anche qua ci chiediamo: ma qual è la specie vincente? Probabilmente le muffe, i batteri sono la fine di tutto, quelli che veramente vincono nella questione della piramide alimentare. E come sapete, ad un certo punto queste reliquie, tranne due o tre, vengono buttate via, e alla fine Concetta ordina appunto che Bendicò, anche che questo cane che era stato imbalsamato a forma di tappeto e che aveva un muso di legno nero e due occhi di vetro giallo, e doveva ricordare appunto le fattezze del cane, venga buttato via. Materia organica e il cane, il simbolo di tutto ciò che era stato, vanno a trovare pace in un mucchietto di livida cenere. E questa è la fine del romanzo. Nella lettera, appunto, inviata nel maggio del 1857 a Enrico Merlo, sono quasi arrivata alla mia... Lui diceva: stai attento perché Bendicò è un personaggio importantissimo, Bendicò è fondamentale in tutta la narrazione. E naturalmente Bendicò suggerisce che al di là della questione della storia, delle classi che si mescolano, dell'unificazione dell'Italia, c'è un'altra questione che forse è superiore a tutto ciò e che ci sovrasta tutti. Ed era quello che Tomasi di Lampedusa poteva trovare nell'opera di Darwin, che aveva letto, che conosceva bene, e principalmente la prima opera era On the Origin of Species, l'origine della specie tramite la selezione naturale del 59, e poi quella molto più inquietante del 71, che si intitola The Descent of Man, cioè la discesa dell'uomo verso la regressione, verso l'atavismo. Quindi ne parla anche, parla di Darwin in lezioni di letteratura inglese tra gli autori che avevano influenzato altri autori della fin de siècle. Quindi questa visione darwiniana io ritengo che sia sicuramente una parte della modalità con cui Tancredi guarda alla società. Non c'è nessun trionfalismo storico, c'è la questione dell'animale più forte che mangia quelli più deboli, c'è la questione delle formiche che forse sono la razza più forte, c'è la questione degli ibridi, della ibridazione, perché per esempio si parla delle rose Paul Neyron che, sottoposte al clima siciliano, erano diventate degli orrendi cavoli importate dalla Francia. Il principe stesso è un innesto, perché è un ramo germanico, così come le sue pesche, un ramo germanico che è stato innestato su un tronco siciliano. Quindi le formiche sono la specie vincente. E naturalmente è qualcosa che va al di sopra, che sta anche al di sopra della storia, ed è proprio quell'elemento scientifico che lui aveva osservato in The Waves di Virginia Woolf, che dà allo stesso tempo conto della vita di alcuni protagonisti, ma anche di qualcosa che li sovrasta totalmente, che è la natura della loro composizione,
che è qualcosa di inevitabile, qualcosa che va al di sopra della volontà degli umani e di cui possiamo scorgere l'esistenza appunto guardando le questioni della piramide alimentare e le questioni della degenerazione. Ecco. Grazie. Ecco, grazie davvero anche per questa capacità di intrecciare molti fili che partono dalla letteratura inglese, passano attraverso il darwinismo e toccano una gestione dell'intreccio estremamente particolare, perché è vero, c'è uno sfondo storico, ma poi il romanzo che qualcuno ha definito antistorico si sviluppa a episodi, con questa indicazione, questi 50 anni che comportano poi una decadenza, la conclusione, ben dico, l'eredità del Gattopardo si rivela, no, appunto cenere, non c'è un valore che emerge dalla vita del nostro protagonista. Dopo la sua morte tutto decade, non può che decadere, e resta appunto questo animale che si ricompone improvvisamente sotto i nostri occhi, ma è la pelle dell'animale e quindi resta soltanto appunto cenere. Ecco, come dire, la tua lettura conferma per certi versi l'idea del romanzo antistorico, proprio perché tu argomenti la regressione dalla storia alla biologia. Non è il protagonista del romanzo, non è la storia, ma è una vicenda di tipo zoologico, biologico, animale, quindi Darwin e non, che so, De Santis, per dire, cioè non c'è un progresso, non c'è un divenire, ma c'è semplicemente una lotta per la sopravvivenza. Ovviamente il dibattito è aperto, perché come vedete, allora tu hai trattato questo romanzo come un classico indiscusso, l'hai preso, anzi l'hai valorizzato attraverso la letteratura europea, ecco, forse è giusto dire che c'è stata una discussione e qualcuno ha un po' negato, si potrebbe persino dire, qui mi volto verso Filippo Pennacchio, che questo romanzo rappresenti uno dei primi clamorosi casi di romanzo global, nel senso che, o glocal, nel senso che utilizzando, adesso qui sono cattivissimo nei tuoi confronti, adesso mi devi picchiare, utilizzando degli stereotipi in qualche modo nazionali, è stato in grado di interessare un pubblico mondiale. Infatti noi abbiamo un caso, adesso Filippo mi deve aiutare, ma Edward Said, allora, che tutti forse conoscete, no? Il teorico dell'orientalismo, scrittore, studioso americano-palestinese, che quindi ha rappresentato un occhio orientale, quindi anticoloniale, eccetera, eccetera, e ha fatto l'elogio del film tratto da questo romanzo, e ha fatto un elogio un po' paradossale, dice un colossale del sud del mondo, certo, anti-americano. Quindi intorno a questo romanzo è stato detto di tutto, però l'impressione che sia un romanzo che possa essere letto anche in una chiave un po' diversa, cioè una chiave che valorizza paradossalmente il suo lavorare con una serie di stereotipi, alcuni anche, come dire, di fattura nobilissima, proustiana, wolfiana, eccetera, eccetera, ma diciamo così, volgarizzati, Proust per le masse, Proust per un gusto, insomma, kitsch. Non lo so, è una delle obiezioni che state fatte, è stato Fortini. È la verità, perché Tomasi ama la letteratura popolare, ama gli scrittori grassi, divide gli scrittori in grassi e magri, e i grassi gli piacciono moltissimo. Non esiste la volgarizzazione, esistono modi di narrare che fanno appello a certe simpatie, modi di narrare più magri, più filosofici forse, e a lui piacciono gli scrittori grassi, infatti gli piace Dickens,
gli piace Wolf forse per la crudeltà, perché non è piagnucolosa. Dappertutto vediamo questi aspetti. Quindi la letteratura è un continuo processo di volgarizzazione. Non esiste la letteratura nobile, la letteratura plebea. I grandi libri hanno questa qualità di intanto di attrarre tutto e di offrircelo come un timballo, no? Ecco, rielaborato, ma non attrarre. Infatti solo, nel timballo ci sono troppi ingredienti. C'è la questione dell'intertestualità, il fatto che lui si appoggia a Wolf, a Dickens, a Proust. Lui sa benissimo che parlando del cibo non parla di ricette, non è un blogger di cibo, ma sa benissimo che tocca dei momenti simbolici della comunità umana, del gruppo che sta descrivendo. Questo lui lo sa. Però la simbologia qual è? Quella di animali che mangiano, e bisogna vedere qual è la specie, poi questa è la mia lettura, qual è la specie che è destinata a sopravvivere alle altre. Certo, tra gli animali da preda, diciamo quadrupedi, le iene, gli sciacalli, sono quelli che alla fine pare che abbiano più facoltà, no, di mangiare anche, sono i cosiddetti animali spazzini, e quindi assolvono un'eccellente funzione nel quadro della natura. E quindi niente di male, appunto, non c'è crudeltà, non c'è un aspetto morale, se consideriamo la cosa dal punto di vista dell'animale. Infatti Bendicò è così importante, perché Bendicò nei suoi appetiti, nella sua distruzione, quando Bendicò riesce a distruggere 10 aiuole di rose, i canali, a scavare, a fare buche, a rovinare il genere, Bendicò è del tutto innocente, contento delle sue distruzioni. Lui non conosce bene e male, è semplicemente felice. Viene ravvisato in una costellazione, in 3 stelle che ricordano quegli occhi e il muso. Tu sei come le stelle, sei tutto quello che noi leggiamo nelle stelle, viene da noi, nelle stelle non c'è niente. E Bendicò è così, è del tutto puro, del tutto innocente. E guarda, è il protagonista del secondo sguardo. Quegli occhi di vetro del cane guardano Concetta con il rimprovero delle cose umili che vengono gettate via quando sono vecchie. Un po' come il coniglietto selvatico aveva guardato il principe nel momento della morte. Sono gli unici due sguardi. Verrebbe voglia veramente discutere. Non c'è davvero l'ottica nobiliare di chi vuole che comunque ci siano gli sguardi umili, perché poi in questo romanzo c'è questa specie di superuomo, che è il principe, tutti gli altri sono inferiori in fondo. Fra lui ritiene di essere l'animale più forte della sua appunto casata. E però quindi può guardare sempre tutto dall'alto, fra il coniglio e un suo bracciante, dove sta la differenza? Nelle formiche, sì, che mangiano gli uni e gli altri. Sì, come viene detto, dall'inizio. Sì, sì, no, ma è un modo un po' per spostare il problema. Al di là il principe, naturalmente, dal punto di vista della classe e del rango, è chiaro che sovrasta quelli che sono ad un rango inferiore di lui. Su questo non c'è dubbio, ma questa è la mentalità del tempo. E in un certo senso questo aspetto viene rispecchiato, ma non quando dialoga con le stelle, che non conoscono rango, hanno un loro ordine logico e purissimo nel quale non c'entrano le questioni umane, non quando sta col suo cane. Bene, credo che possiamo concludere. Abbastanza annoiati, no, con questa no, tu hai dato una lettura che appunto evita il confronto con la questione storica, e tu appunto in qualche modo interpreti questa idea di antistoricismo, sì, ma lo fai con una radicalità che
ti mette al riparo da obiezioni troppo forti, perché tu eviti completamente. È una delusione totale. Il momento del plebiscito, quando si viene a sapere, quando Ciccio Tumeo dice io avevo votato no e c'è stato detto che i voti erano tutti per il sì, dice una frase molto sintomatica, che dice una nazione che aveva avuto per la prima volta l'opportunità di permettere alla gente di esprimere il loro parere, li aveva traditi proprio nell'atto fondatore della sua vita politica, perché anche il voto, il no di Tumeo era stato trasformato in un sì. Quindi la storia è frutto di enormi delusioni, non c'è nessuno, e viene raccontata bene, possiamo forse condividere queste, che dici? La storia è una storia di delusioni tremende, di garibaldini che per opportunità vengono appoggiati, poi il succedersi dei ranghi anche nelle file della Chiesa, il monsignorino piemontese a cui vengono offerti dolci alla fine e dice no grazie, solo un bicchiere d'acqua e si chiude con le reliquie. Io da quel punto di vista sono un seguace di De Roberto, quindi i viceré per me sono, come dire, l'edizio maior di questa, edizio minor di quel tipo di scetticismo. De Roberto è ancora più radicale, ancora più nichilista, ma è anche più storico, cioè è dentro. De Roberto soffre, cioè nel momento, mentre Tommaso di Lampedusa si compiace, la differenza è quella. De Roberto soffre perché lui ha creduto nell'Italia ed è stato deluso. Tommaso di Lampedusa è questo vecchio signore che tra l'altro non ha mai lavorato un minuto nella sua vita, ha sperperato i soldi della famiglia. Non aveva nessun soldo, no? Mi spiace, qua devo dire che non conosci la storia della, con tutta la fede. No, però insomma non è un signore. La causa dell'eredità che è stata presa da dei cugini, sono rimasti con pochissimi soldi. Tutti i palazzi sono stati bombardati, anche quello a Militello dove si erano rifugiati, e alla fine viveva in un appartamento. Però un'altra cugini. Persona al suo posto avrebbe cercato un lavoro, lui invece ha cercato di vincere una casa. No, quello è avvenuto quando era intorno dalla prima guerra mondiale. Invece nel dopoguerra, questo gli ha consentito di studiare tanto. A Palermo lui tenta di lavorare per la Croce Rossa regionale. La Croce Rossa nel dopoguerra era qualcosa di abbastanza importante, perché serviva alla ricostruzione, alla ricognizione. Però dopo un po' di lavoro nella Croce Rossa dice che non ce la fa più, perché ci sono troppe irregolarità e troppi imbrogli. E quindi un altro avrebbe trovato un altro lavoro. Sì, era troppo vecchio, ma non è la mentalità del lavoro, non dobbiamo, noi lavoriamo, siamo tutti, appunto, lavoratori. Lui invece è un nobile siciliano può non lavorare, come un nobile spagnolo, a noi tedesco, non ci capita. Come un nobile inglese che fa la caccia alla volpe e guarda se i suoi cavalli sono lustri e vivono, digeriscono bene. È una questione di censo. Cosa? C'era una domanda. Studiare e scrivere non è un lavoro per lei? No, ma lui non era uno scrittore. Lui scrive solo per hobby. E quindi poi ha elaborato un prodotto. Beh, ma il prodotto nasce anche abbastanza casualmente. Anche le lezioni. Beh, sai, io faccio di lavoro letteratura. Studiare, per cui sa... No, io faccio quel mestiere, quindi lavoro. No, Tommaso di Lampedusa non cercava lo stipendio, capisci? Non ha mai cercato di lavorare. Non è la mentalità, Paolo. Lui ci vuole provocare. Ma io sto provocando, dai. Ci vuole provocare, cioè, per vivacizzare. No, ovviamente stiamo dicendo stiamo ragionando un po' per paradossi. Faccio di mestiere il professore universitario di letteratura, per cui sa. La nobiltà aveva i feudi, e i feudi non c'erano più, quindi si occupavano di agricoltura. Poi ci fu la riforma agraria, il latifondo fu spezzettato,
E quando invece i feudi non ci sono, quando non c'è nulla, la Palermo del dopoguerra è una città molto bombardata, perché siccome c'era il porto e siccome fu colpita anche nel porto una nave che portava bombe, che portava esplosivi, questa esplosione distrusse, fu davvero enormemente, danneggiò tantissimo la città. E i resti ci sono ancora, macerie nei vicoli dei bombardamenti, palazzi che non sono stati ricostruiti, e c'è questa classe che però credo che esista anche in altri paesi, noi l'abbiamo descritta nel Gattopardo, dove lui descrive bene questa condizione di lui che dice: i miei figli non saranno capaci di fare niente. Uno è scappato in Inghilterra ed è andato a lavorare in Inghilterra, l'altro si occupa solo della digestione del cavallo, le tre figlie nubili, Concetta la più imperiosa se ne sta lì con le sue reliquie, questo al momento di morire traccia questo bilancio. Tancredi è diventato senatore come Ende Roberto, no? Certo. Perché certo. La carriera senatoriale poi è il culmine della corruzione che ha portato, nel momento in cui si arriva a Roma, ecco che viene saldata una sorta di patto tra quello che la provenienza e quello che si vuole che l'Italia diventi. Non è un romanzo. Sì, io mi chiedo, sarebbe interessante sapere dal pubblico se questo romanzo appassiona ancora o è visto così come un inerte classico o in qualsiasi altro modo, non so cosa, qual è la vostra reazione, il vostro... Film di Herzog dove si vede un grande trono con un nano vestito da re, lui dice: prima erano dei giganti, adesso sono dei nani. Questo è simile, è molto simile a mio parere. Quindi lui celebra la propria decadenza, ma una decadenza, la storia delle formiche, la professoressa lo ha spiegato molto bene, quindi c'è questo aspetto di, certo, di proprio... perché la nobiltà non sempre è stata parassita, i cavalieri, le caste, cioè un ragionamento molto articolato, non dobbiamo vederlo da radical chic, perché aveva visto la nobiltà quando dava da lavorare, perché è così è nel mondo dell'industria, è uguale, abbiamo un industriale come Olivetti e abbiamo gli altri decadenti, quindi bisogna sempre distinguere, non è una questione di collocazione. Il lavoro non sempre ha uno stipendio. Sì. Perché lui poi ha provato una Croce Rossa e ha visto che c'era corruzione, quindi ha fatto bene a togliersi, quindi vuol dire che questo gli fa onore. Perché sennò poteva entrare anche lui nella corruzione, andare a Roma, quello che vediamo tutti i giorni. Sì. Invece condusse una vita molto modesta. Certo. La mattina usciva con la cartella. E poi dove metteva il pane per non far vedere che faceva la spesa, un po' insomma si vergognava di questa sua, insomma, una povertà mantenuta con discrezione, con sì, la biografia è importantissima, quindi sì. Capire. Sì, sia quella di Vitello che le altre sono delle bellissime biografie. Sì, sì, io facevo forse indirettamente paragone con De Roberto. De Roberto era uno che ha avuto una carriera letteraria faticosissima, grandissimo lavoratore, giornalista, cioè quantità di produzione. In fondo Tomasi Lampedusa ha scritto molto poco nella sua vita, questo non vuol dire... Non ha avuto una carriera letteraria. Non ha avuto una vera carriera letteraria, è stato... No, ma allora il fatto che fosse un dilettante, non c'è nulla di male, va benissimo, però è un retaggio di un'antica tradizione che lui proprio si dissolve e lui in qualche modo non reagisce, a seconda. Questa, e un po' si compiace, il romanzo è un po' compiaciuto, ecco io quello che dico, mentre in De Roberto io sento, vedo un cinismo non piagnucoloso, appunto. Non piagnucoloso, non
noi volevamo restituire le cose in maniera abbastanza, volevamo restituire anche un dibattito, sì, cioè sì. Che è aperto. Il dibattito è bello, anzi per me sarebbe la cosa più bella pensare che voi andiate a casa a riguardare il gatto pardo e dire avevi ragione tu, cioè tutte le formiche, le scimmie, gli animali, tutte queste questioni le biologiche, Bertucce. Le Bertucce, e lui poveraccio ha avuto una vita triste, perché uno che muore prima che il tuo ultimo unico sì, romanzo, questo è vero, è terribile, cioè questa è una cosa abbastanza triste per colpa di Vittorini, sì, però si era impegnato a insegnare la letteratura inglese, sì, questo... a questi giovani, e questi giovani ne approfittarono, perché poi Orlando sarebbe diventato un illustre docente di letteratura francese alla Normale di Pisa, Antonio Pasqualino il Museo delle Marionette, Sgadari non ricordo, ma era un musicologo, era anche lui una persona molto colta nella Palermo di allora, e questi ragazzi andavano lì perché lui aveva tanti libri e spiegava loro la letteratura. Vabbè, l'influsso su Orlando è incredibile, sì. Orlando scrive un saggio bellissimo, sì. su di lui, sì. E proclama proprio la modernità, la straordinaria, sì. modernità, e forse davvero questo magistero privato è stato qualcosa di unico nella, no? Sì. nella storia letteraria, questo signore che poi faceva, dava lezione. Sì, tra l'altro Orlando dice, Francesco Orlando intanto parla del principe dicendo che si tratta nella natura del principe di un contrasto propriamente genetico tra le ascendenze paterne e materne di Don Fabrizio, e di nuovo parla appunto di una questione genetica, di questa mescolanza di due razze, una tedesca e una siciliana, che hanno prodotto questo strano uomo, lucido e disincantato, orgogliosissimo ma anche capace di gentilezza, non curante. Padre Pierone dice: com'è che il principe, se sa che qualcuno lo deruba, non dice niente, e però per un posto sbagliato che gli viene dato a tavola, se non viene messo al posto che gli spetta per rango, crea tutta una storia tremenda. Per lui è più importante il posto che gli viene dato tra i commensali che non il fatto di sapere che viene regolarmente derubato dalla servitù. E perché è fatto così? Perché è un misto di tutti, è un innesto di due razze. Proprio Orlando osserva questo e parla appunto della presenza anche lui di Darwin in questo romanzo, di una visione, di una sorta di darwinismo storico. Poi ne parla anche Sylvie Cervoise, parla di un darwinismo storico, cioè di razze in fondo che nell'evoluzione poi non sono più le razze vincenti, ma sono destinate alla regressione, alla... In questo senso il romanzo è globale, ammaestra, perché ci fa vedere come si avvicendano le classi, i ruoli, come quelle che credevamo essere le classi vincenti, non è detto che siano per sempre così. È, in questo senso è un exemplum. Certo, certo. Abbastanza impressionante, lo trovo, abbastanza impressionante. Bene, siamo riusciti a discutere, grazie. Grazie, siete rimasti fino alla fine. Un orario.